motion to the outside as they've driven it. Here's Brett looking to the end zone. Brett dancing around. Brett to the end zone. Touchdown, Andre Rison. Got knocked down as he caught the ball, but he held on, and the Packers have gone out in front by 2 touchdowns. Another great play. Ciao a tutti, nuova puntata di PFN, il numero 63. Io sono Salvatore Ioppolo, con me Matteo Rubinato. Ciao Matt. Che si vinca, che si perda, forza Packers, Seattle merda. Mettiamola così, che tanto ormai... cioè, ormai allora, facciamo un punto della situazione. Per me è 4.09 p.m., sono in macchina come sempre, per te 1.09 a.m. dell'8 dicembre, vero? Esatto. Perfetto, siamo sempre peggio. Però vabbè, ok, sembra una streak. Esatto. Siamo a 500 anche. Però, domenica? Non lo so, partire da domenica, parlare di domenica scorsa con i Seattle che arrivano al Lambo mi pare un po' così, però proprio sulle partite di domenica dovevamo farle. Insomma, allora, andando con ordine, abbiamo vinto 21-13 con la neve, in mezzo alla neve, sulla neve, durante la neve, contro Houston. Siamo tornati a 500, quindi 6-6, siamo due partite dietro Detroit che non si sa perché continua a vincere, forse non si ricordano di essere i Detroit Lions, quindi i Lions sono 8-4, siamo nominalmente ancora terzi in division perché siamo pari a Minnesota che è 6-6 e che ha perso 6 delle ultime 7, ma loro hanno ancora la partita, lo scontro diretto di vantaggio, sono abbastanza in caduta libera anche loro, tra l'altro staranno senza anche Harrison Smith, vabbè. Ne parliamo dopo. Manca una partita in meno e abbiamo lo stesso distacco da Detroit, quindi positivo non è, diciamo. Detroit sta facendo una grande stagione, in particolare Stafford, libero di Megatron, sta facendo una grande stagione con dei numeri della Madonna. Per una volta non hanno vinto, peraltro, per il rotto della cuffia, ma sono stati in vantaggio praticamente per tutta la partita. Noi ne abbiamo faticato più del dovuto. Va detto che giocare in quelle condizioni, con la neve, per quanto figo, per quanto Lambo e per quanto Frozen Tundra, non è che sia facile se non l'hai mai fatto e non so in quanti abbiano giocato nella neve tra i nostri. Comunque, abbiamo vinto. Direi che la difesa sta migliorando per quanto affrontasse Osweiler. L'attacco, insomma, ha stentato un po' per cose di cui parleremo dopo. Con Seattle ci vuole una prova più simile a quella di domenica scorsa che a quella contro Houston, però. Cioè, più completa. Sì. Certo, la partita di domenica è anche difficilmente commentabile appunto perché le condizioni atmosferiche comunque hanno influito sicuramente, cioè non sono d'accordo sul fatto che perché siamo Green Bay ne siamo avvantaggiati, visto che comunque non c'è nessuno di Green Bay nella nostra squadra e penso che nessuno di noi, di nostri, abbia giocato sotto la neve oppure non più di una partita. Peraltro gli allenamenti vengono fatti al chiuso, ok, perché per mi pare si allenino a Reinice che Stadium, che tra l'altro una parte è al coperto, quindi cioè, non è che il tempo ci dia un grosso vantaggio, ecco, sfattiamo i miti e i tabù. Abbiamo vinto, cosa positiva, ok, e la partita non è, diciamo che non è mai stata in discussione sostanzialmente, forse un attimino all'inizio del quarto, poi abbiamo fatto due grandi drive. La difesa ha cominciato subito alla grande perché ha subito un fumble che ha coperto un fumble che ci ha riportato quasi in red zone e poi purtroppo Rogers ha fatto un fumble sulla linea delle 2 yard e siamo andati avanti 7-0, sostanzialmente siamo stati avanti 7-0 per tutto, per tre quarti della partita. E poi abbiamo subito il ritorno a 7 pari e a quel punto là l'attacco si è svegliato, è tornato l'attacco che abbiamo visto la settimana prima e ha messo insieme 2 grandissimi drive e ha chiuso la partita sostanzialmente. Poi la difesa, abbiamo subito un touchdown su una bella giocata di Hopkins, sì. Mm-hmm. E difesa ha fatto il suo, diciamo, è tornata, abbiamo visto che è tornato Randall, qualcosa in più si è registrato, ok, vedendo che comunque si continuano a essere brillantissima forse, però paga sempre la lunga inattività. Perdiamo purtroppo Perry e forse per tutta la stagione, perché mi hai detto te prima della puntata che si è operato. Mm-hmm. E perdiamo forse anche Matthews, che domenica è stato un non fattore, anche perché ha giocato con un braccio solo, che per quanto vogliamo apprezzare lo sforzo di Matthews di essere comunque sceso in campo, comunque una stagione completa non la fa da 3-4 anni, quindi comincerà a porsi qualche domanda si dovrebbe e potrebbe fare. E grandissima partita di Morgan Burnett, sarei dire. Mm-mm. L'avevo il fantasy, infatti mi ha aiutato a batterti, perché
No, è stata Beh, una ma grande partita. ero già ai playoff, ti ho lasciato la vittoria, ti ho lasciato la vittoria, diciamo. Ci sarà lo scontro fratricida con Nando la prossima, va bene, senza divagare. Allora, Barnett, grande partita. Barnett che ha debuttato, diciamo, in un ruolo inedito, o meglio, qui era già stato messo in passato, ma non con questa costanza, ossia inside linebacker, puro e semplice. Perché praticamente per diversi snap la difesa è andata con la dime, quindi c'erano sei defensive back in campo, uno di questi era Barnett, che invece di farla safety era semplicemente nel box di fianco a Thomas e giocava linebacker, inside linebacker. Ha fatto una grande partita sia come pressione quando andava in blitz, anche in coverage ha rotto un passaggio, insomma è stato quello che ci serviva, dato che Ryan è tornato, dopo è riuscito, dopo è ritornato, insomma eravamo un po' thin nel reparto, Barnett ci ha dato la giusta mano. E questo qui è un ruolo particolare, nel senso che tu puoi considerare Barnett inside linebacker sia come, quindi difesa dime, che come nickel, vabbè, quelle lì sono cose che non fregano cazzo a nessuno, scherzavo, in realtà. No, È un ruolo che si sta diventando una consuetudine dell'odierna NFL. Abbiamo cominciato, mi pare, Arizona convertendo Matthew, mi pare, che è un giocatore ibrido da safety, o Buchanan, giocatore ibrido tra safety e linebacker, visto che la NFL sta dicendo sempre di più una passing league, e quindi stanno scomparendo, diciamo, i vecchi tipi di middle linebacker, quelli che tirano ammazzati tipo la Ray Lewis, e si stanno praticamente nascendo questi atleti ibridi che sono magari un po' più grossi per una safety e un po' più meno grossi per fare il linebacker, ecco. di cui qualcuno peraltro parla da 2 anni, però vabbè. Per dire. Doveva esserlo da Sean Richardson, ma Richardson si è fatto male. Esatto, quindi in realtà è stato un po' innovatore anche Kepers in questo, nel senso che non ha seguito la ruota qualche anno dopo, ma già 2 o 3 anni fa faceva questi esperimenti qui. E, non so, posso citare anche Mark Barron di Los Angeles, delle tue parti, insomma. Pensa che vengono chiamati money backer perché sono i linebacker che faranno i soldi con i grandi contrattoni. Però vabbè, è un ruolo interessante. Ovviamente ci sono dei pro e dei contro, perché abbiamo visto anche Barnett, per esempio, quando si trattava magari di affrontare un blocco di una guardia, di un tackle nel running game, subiva ovviamente la differenza di peso. Però in generale, offrono più velocità, più dinamicità e tanta roba. Per quanto riguarda, visto che stiamo parlando stranamente prima della difesa, detto di Randall, partitone di Gunter. Sì, assolutamente sì. Probabilmente lui sì, è stato aiutato dal terreno, che forse ha fatto perdere un po' di velocità ai ricevitori di Houston. Sappiamo che la velocità non è il pane di Gunter, e quindi io lo dico da laico, sull'uomo è molto 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 forte, insomma, Gunter. Sullo spazio, invece, come ti avevo già scritto anche domenica durante la partita, insomma, soffre molto di più e si vede il motivo per il quale magari è stato undrafted, ecco. Invece, mentre sull'uomo, se devi difendere man to man e no, e il receiver non può sfruttare la velocità o lo spazio, invece è molto molto, molto valido. Sì, infatti ci siamo scritti anche domenica durante la partita, tipo Gunter sta shutdownando DeAndre Hopkins. No, ha giocato in maniera aggressiva, reattiva, fisica, era sicuro. Era sostanzialmente quello che aveva lasciato intuire di poter essere l'anno scorso, quando aveva fatto quel grande training camp e a sorpresa era finito nei 53. Quest'anno ne abbiamo già parlato, ma tanto è utile ripeterlo. Ha subito molto anche il fatto che le secondarie fossero così devastate da sostanzialmente dover per forza avere un ruolo maggiore di quello che poteva avere in quel momento, con un ruolo magari minore, con responsabilità più limitate, sta facendo bene, è già da un paio di partite che sta giocando bene, neve o non neve. E per quanto riguarda i front seven, abbiamo già detto anche di Perry, perché a questo punto facciamo c'è stato il coming out party di Dean Lowry, rookie quarto giro, bel sack, ha anche deflettato un pallone sulla linea di scrimmage, giusto? Sì, mi pare di sì. È una bella bestia, Lauri, mi pare. Eh sì. Mi ricordo su una foto, da qualche parte l'ho vista, mi pare un bel manto. Sì, no, beh, in difesa, ben detto, non, al di là di quella roba lì, ecco, una cosa che possiamo dire è gli scramble iniziali di Osweiler,
penso che sia l'arma a doppio taglio della difesa di Capers, nel senso adesso che è tornato Randall, insomma, si è un po' registrata la secondaria, Capers può giocare maggiormente la sua difesa, che è fondata, come sappiamo, come sanno anche i muri, sul man coverage. Nel man coverage, se ogni uomo segue un giocatore avversario, quello che rimane scoperto è il quarterback, e si liberano sostanzialmente, si aprono delle autostrade per il quarterback per correre. Poi, ovviamente, Visto non che tutti i affronteremo quarterback riescono a domenica, correre. visto che affronteremo domenica, un po' un problema, però ci arriviamo dopo. Chiudiamo il discorso su Perry. Se vuoi dirlo, Perry purtroppo sarà una mancanza grave, perché io l'ho sentita oggi e la riporto così come l'ho sentita. Praticamente è il miglior outside linebacker come run stopper, okay? Ha 24 run stopper più di Von Miller, che tra l'altro ha giocato 80 snap in più di Perry, e quindi purtroppo si è infortunato la mano. Mi ha detto te che si è stato operato anche, quindi è una mancanza grave, soprattutto sulle corse, perché come settava legge Perry, insomma, non lo fa nessuno per noi, ok? E ovviamente quest'anno stava giocando bene anche come portare pressione sul quarterback. Sarà sicuramente una mancanza grave. Speriamo di, tra l'altro, anche Matthews è molto, molto in dubbio per domenica. Abbiamo un reparto di linebacker che è abbastanza decimato. Tra l'altro, mancherà nella difesa slide anche Pennell, perché è stato sospeso nuovamente per 4 partite per uso di sostanze vietate. Sembrerebbe la Ecco. marijuana. Io ieri ti ho detto PD, ma sembrerebbe marijuana. Sembrerebbe. Ah, ok, allora posso cambiare la mia posizione, perché ti stavo per dire, visto che sei alla Infatti, seconda suspension, per quanto mi riguarda croce sopra, però sei solo della briga. se lo chiedevano, perché in teoria la seconda professione dovrebbe essere dalle 10 partite alla stagione intera, fosse anche marijuana, e per quanto l'indirizzo sia quello di lasciarla, magari legalizzarla in qualche modo, non fumare per 3 mesi, e cazzo, cioè, se è un professionista, se ti beccano è giusto che ti caccino. Sì, diciamo che non brilla per intelligenza o sagacia, No, ma furbizia. sai che c'è un debole per lui, però se sei stupido, sei stupido. Ah, Punto. sì. Poveraccio. Ecco, per quanto riguarda gli outside linebacker, siamo messi male anche perché, per esempio, ha avuto un ruolo maggiore per via degli infortuni Elliott, e non ha fatto assolutamente una minchia. Quindi diciamo che tutte le promesse che anche lui, l'anno scorso, tra l'altro, anche la partita di Seattle, aveva fatto l'intercetto sullo screen di Wilson, cioè, E anche un fumble, mi pare, se avesse forzato da lì non si è più visto, fondamentalmente. A parte gli special team, dove effettivamente gioca bene, però vabbè, vediamo cosa succede. Tanto abbiamo anche. tempo E per. per chiudere, anche, non so se si è allenato oggi, ma anche lui manca da 2 partite, che è lui quest'anno, terzo giro, fa e hamstring per lui, e non sta giocando. Quindi siamo abbastanza thin, per non dire thinissimi, nel ruolo di outside linebacker. Già, bene, per modo di dire, passiamo all'attacco, perché così posso parlare di Ripkowski. Però, allora, l'attacco, vabbè, io ho riguardato la partita. Sostanzialmente, a me la partita di Aaron Rodgers è piaciuta. Ha fatto dei lanci della Madonna. Poi ricordiamoci che aveva anche. Scusami, puoi ripetere? No, allora, mi è piaciuta. Ha giocato su una hamstring, eccetera. Ho sempre l'impressione, e probabilmente è anche vero, che tenda a fondamentalmente complicarsi la vita, perché un sacco di volte potrebbe fare il completo subito e invece aspetta, e dopo riesce a uscire magari dalla situazione in cui si mette, perché hamstring o meno ha atletismo, ha un grande braccio, eccetera. Però se in certe situazioni si levasse il pallone dalle palle, come per esempio l'ha fatto notare persino quel cretino di Sims durante la partita, c'era in uno dei suoi scramble, c'era, mi pare fosse Montgomery che veniva fuori dal backfield, era completamente libero. Lui l'ha visto, ha fatto una specie di pump fake e poi ha corso per prendere il primo down o qualcosa del genere. Cazzo, sei mezzo zoppo, c'è la neve, una cosa e l'altra, dagliela lui e sbattiti nelle palle. Per quello dico, probabilmente si complica la vita da solo. Poi vengono fuori delle cose della Madonna, come per esempio si è complicato la vita nel touchdown poi su Cobb, e quindi nello Snow Angel, perché sulla slant o sulla slice, chiamala come vuoi, subito dopo lo snap c'era Adams liberissimo nella stessa azione del TD della settimana scorsa di Adams. Lui l'ha visto, non gliel'ha data, ha tenuto la palla, è uscito dalla tasca verso destra e poi ha lanciato un pallone
crossis body per Cobb nel mezzo della Madonna e touchdown. Vabbè, oddio, sono contento che tu dica, è stata una partita ovviamente dove l'hamstring ha contato, ok? E si vedeva che anche se per molti si pensava potesse incidere molto di più, è stata molto accorta come partita. McCarthy si è preso delle responsabilità, ha detto che soprattutto nel primo tempo è stata colpa sua il fatto di non aver riuscito, di non essere riuscito a chiamare dei giochi per mettere in ritmo l'attacco. Infatti il ritmo non c'è stato per tutto il primo tempo. Nel terzo quarto, non so per qual motivo, ci siamo accesi, okay, e abbiamo fatto due drive e abbiamo chiuso la partita sostanzialmente. E nel primo tempo purtroppo ha inciso anche il fatto delle corse di Starks, che purtroppo continua a non essere un fattore quest'anno. Dall'altro punto di vista abbiamo visto che Montgomery, no, ogni volta che la palla crea qualcosa, e dall'altro punto Christy Michael ha dimostrato di essere magari il running back che ci può servire. Sì, Christy Michael secondo me tanta roba, al di là dei numeri finali che non sono stati positivi, perché se vai a guardare le statistiche vedi tipo 1.6 di media, e questo è dovuto al fatto che uno, le portate sono state poche, tutto compreso, perché mi pare 9 portate in tutto. Due, a lui è toccato il compito di fare l'autoscontro nell'ultimo drive della partita dei Packers in attacco, in cui l'obiettivo era semplicemente quello di consumare tempo e i timeout dei Texans, quindi ha fatto tre corse per meno tot yard, ma nel primo e secondo quarto ha fatto delle corse che, per quanto mi riguarda, nonostante i guadagni siano stati normali, perché 4, 5, 7 yard mi pare in una, ha dimostrato ancora una volta quello che si era visto nell'unica portata della settimana scorsa, ossia la rapidità, l'esplosività, la vision, saper infilarsi nei buchi, il footing della Madonna che fa sì che riesca a cambiare lato e inserirsi nei buchi in un amen senza perdere velocità, è tanta roba, punto. Per quanto riguarda una cosa che volevo dire, no, vabbè, running back, Ripkowski, possiamo dire che è una bestia, è un fenomeno, è tanta roba. È il nuovo Kuhn. È il nuovo, cioè, Kuhn, sì, più esplosivo di Kuhn. Sì. Poi vabbè, io... Sì, sì, soprattutto, cioè, sembrerebbe più dotato di Kuhn. Il Kuhn era fondamentale, uno, nello spogliatoio, due, perché penso come pass protector di Roger fosse uno dei migliori. Certo che Ripkowski ha un atletismo che il buon John non aveva, e ha della sua anche l'età, ok, il fisico, e ogni volta che ha la palla per buttarlo giù ne servono 5. Esatto. Quindi... tra l'altro nell'azione del TD, quella che mi hai spoilerato di nuovo, no, non ti ho spoilerato, non mi hai risposto stavolta, quindi... ah, giusto, è vero, giusto. Vabbè, dopo per scontato come l'avessi spoilerato. Comunque, nell'azione del TD, infatti, si vede l'atletismo di cui hai appena parlato. Sostanzialmente fa un passettino a destra per tipo una specie di misdirection per fregare il linebacker che aveva completamente di fronte. Il linebacker fa un passettino anche lui, esita un secondo e lui gli si infila sotto e poi si trascina dietro la difesa di Houston e segna. No, è tanta roba, non c'è niente da fare. Vabbè, ma sei di parte, non puoi parlare. Sì, no, comunque... sono di partizio. Sei di partissima. Sottolineiamo la grandissima partita di Jordy Nelson, sì, okay, perché bisogna dirlo. Okay, verso di lui Rodgers ha avuto passer rating di 158.3, perfetto. Massimo, quindi. Come mi avevi scritto settimana scorsa, Nelson non possa diventare come praticamente un nuovo Fitzgerald, come magari avendo perso l'esplosività, la velocità che aveva prima dell'infortunio, diventare un grandissimo wide receiver di possesso, e quindi comunque rimanere un molto molto importante per il nostro gioco. Sì. Ah, tra l'altro, a proposito di ricevitori, perché per la gioia di grandi e piccoli, donne, uomini, eccetera, abbiamo avuto un end around, visto che, insomma, schemi nuovi, Genis, schemi vecchi, esatto. 19 yard, no, bella corsa, per carità. Cioè, Genis ha un problema, cioè, il fatto è che se dai la palla a Genis, quasi sempre qualcosa di buono lo fa. Se gli chiedi di pensare a cosa fare, non è in grado di farla. Cioè, quello sì, è il grosso problema. Sì, sì. No, tra l'altro... se gli hai un'emozione, cioè, se dici fai A, lui A la fa molto bene. Se poi gli fai A o B, boh, è perfetto. Cioè, lui sicuramente sbaglia. Se non lo dico io, lo dice gente che ne capisce molto più di me, quindi...
Sì, no, ma infatti, ma anche guardando le facce, in realtà non è che sprizzi intelligenza da tutti i pori, però vabbè. Io volevo citare altre cose, un altro po' di cose. Intanto, parlando del passing game e tornando a Christian Michael, non è ancora arrivato al punto dove deve essere per essere un componente fondamentale dell'attacco perché non viene mai messo nelle azioni di passaggio, cioè in pass protection non è ancora stato utilizzato. Altra cosa che volevo citare, per quanto riguarda invece il running game, Cook ha fatto due blocchi decisivi, tra virgolette, per il successo di due corse. Una la prima corsa della partita, partendo dalla posizione di tight end, l'altra partendo dal backfield. Io sinceramente non lo conoscevo come un buon bloccatore sulle corse, però è diventato anche questo, perché abbiamo dei coach di merda. Poi, io devo parlare di offensive line, lo sai, e in particolare vi volevo aggiornare su Jason Spriggs, che ha fatto la sua seconda start. È stato molto meglio rispetto alla partita di Philadelphia, dove comunque era stato molto aiutato con i double team, ma insomma cose clamorose non ne aveva combinate. Stavolta è stato molto più sicuro, è stato molto più lasciato da solo, cioè si è sbrigato le sue cose da solo, e ha sostenuto i blocchi, sa riconoscere gli stunt, quindi quando i due defensive tackle o il defensive tackle e il defensive end si incrociano. In generale, bella prova di tutti nella offensive line, specie per quanto riguarda i passaggi. E a me Bulaga sta piacendo un casino quest'anno. Ho messo anche un video suo prima su Facebook, tanta roba. Bakhtiari si è fatto battere in occasione del sack in cui secondo me un passettino in avanti nella tasca Rodgers avrebbe dovuto farlo. Sì, però Versilius è una bestia. Non Sì, no, beh, voglio è dire, che sì. è Però, molto molto bene anche Lane Taylor, vorrei dire. sì, no, ma stiamo giocando tutti bene. Infatti, volevo citarti un articolo di Pro Football Focus che ha fatto l'elenco dei 25 migliori offensive linemen di quest'anno. E quindi offensive linemen messi in ordine dal migliore al peggiore, insomma, tra virgolette, di questi 25, senza distinzione di ruoli. David Bakhtiari è il numero 6, il terzo left tackle. Brian Bulaga il numero 19, il terzo right tackle, TJ Lang che purtroppo adesso è fermo ai box, il numero 22, il terzo right guard. Io dico che è tanta roba, poi. Assolutamente sì, assolutamente sì. Prima ti interrompo e cambio argomento. Non la frega niente nessuno, sa, lo sai benissimo che Lo sei, so. quindi. Adesso farò offensive line Italian fans e l'ascolterò solo io. No, comunque immagino che dopo quella di Dallas, penso per numeri siamo la migliore, che penso. Sì, Dallas è probabilmente più completa perché sia pass che run sono al Esatto, top. esatto. Noi siamo più orientati verso il pass, ma tanto passiamo e basta, quindi. Allora, prima di annunciare la grossissima news, quale io sono molto eccitato, sinceramente, due parole sulla partita di domenica. Domenica arriva al Lambo l'Impero del Male 2, altrimenti conosciuti come i Seattle Seahawks, allenati dal simpaticone, dal giullare di Pete Carroll, E adesso Chewingham. ok, e dal Suchuminga, e diretti da un ex amico, Joe Snyder, nativo di De Pere, che purtroppo ha fatto molto bene a Seattle. Seattle sarà senza un giocatore chiave, forse uno dei giocatori più forti dell'intera NFL, che è Earl Thomas. Sinceramente non è antipatico come altri, anzi è una bestia, è un piacere vederlo giocare. Male, sinceramente, oddio, se avevo un raffreddore mancava la partita meglio, visto che si è rotto la gamba, un po' mi dispiace. Anche l'anno scorso Seattle era arrivata al Lambo, che mi pare fosse la terza partita, o no, la seconda, Week era 2, la sì. scuola. Beh, Week tu eri 2, là, esatto. non te lo ricordi? Io ero là, esatto. Non mi ricordo se era la seconda o la terza, so che era l'opening game, senza Cancellor. E le statistiche dicono che quando manca uno dei top 3 della Legion of Boom, Sherman, Cancellor e Thomas, Seattle soffre. Per vincere domenica ci serve molto più delle statistiche, ci serve tanta roba. Loro hanno una grandissima difesa che si fonda su una grande defensive line, dei fortissimi linebacker. Richard Sherman, Cancellor, e il punto debole forse è lo slot cornerback, che comunque non è che sia una ciofeca, è un signor giocatore che è Jeremy Lane. In attacco Volevo loro tirare il hanno. braccio nel Super Bowl 2 anni fa. Esatto, che schifo, mi ricordo, che ero bruttissimo. In attacco loro hanno Russell Wilson come quarterback, una offensive line che chiamarla patchwork forse è un complimento. E poi hanno, boh, non so, un running back che
tale Thomas Ross che stava facendo disastri per la Lega, tra l'altro uno dei motivi per cui si è lasciato Christine Michael, e quello che era il miglior tight end della Lega, che è Jimmy Graham, che però non ha espresso tutto, per fortuna, tutto il suo potenziale a Seattle, e Doug Baldwin. Per il resto è tanta velocità, gli descriverei. Fortuna, sì. Speriamo che il campo riesca a limitare un po' la loro esplosività, perché visti domenica scorsa hanno fatto paura a me. Loro hanno iniziato la stagione soffrendo, perché hanno vinto un sacco di partite grazie alla difesa con Russell Wilson, Zopp, sostanzialmente a fare il Russell Wilson, quindi avere la dual threat run o pass, e sono riusciti a sfangarla un sacco di volte anche sulla goal line, è capitato in alcune partite. Pian piano Russell Wilson è migliorato dal punto di vista fisico e adesso stanno tornando all'attacco esplosivo che erano anche sul finire della scorsa stagione. Loro ce l'hanno sta cosa di iniziare un po' così così e poi riprendersi durante. Adesso sono 8-3-1, sì, fanno paura, a me fa paura più che altro non tanto il nostro attacco contro la loro difesa, perché non lo so, fa paura appunto Russell Wilson e quello che ci può combinare con Jimmy Graham, che può avere 200 yards come niente. Complicata, passa tutto da qua, perché le altre non ci aspettano. Infatti, se vuoi facciamo anche un rapido riepilogo della situazione anche delle altre. È complicato, è un casino. È prevista neve ancora, temperature forse anche più basse rispetto a domenica scorsa. Lo so, domenica vincere è difficile, diventa fondamentale, perché purtroppo la vittoria di Detroit a New Orleans ha scombinato un po' i piani di tutti. Quella di Tampa Bay ha scombinato quella di altri, ok? Quindi arrivare a una wild card con 9-7 è un po' complicato, sinceramente. Direi impossibile, perché per esempio c'è New York che è 8-4, per cui... Però New York, secondo me, ha perso anche il Jason Paul. Non si sa, cioè non si può dire niente, sinceramente. Può capitare di tutto. Diciamo che è abbastanza complicato. È complicato con 10-6, 10 vuol dire, arrivare a 10-6 vuol dire vincere domenica. E, cioè, se vinciamo domenica e poi andiamo a perdere con Chicago, cioè vuol dire mi sparo sulle palle, perché sinceramente... Beh, nel caso faccio invasione di campo il 24. Esatto. Bravo. No, domenica è, secondo me è vita o morte, detta proprio sinceramente. La matematica non ci condannerà anche in caso di sconfitta, però in caso di sconfitta sarà molto 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 dura. Dipenderà da... Io sto parlando con Alex di Dairon domenica, ha detto, guarda, io sto guardando ESPN Playoff Generator, ho visto una combinazione che con 8-8 ci dai playoff, me ne sono salvata, mi ha detto. Cioè, non è detto niente, però cioè, prima o dopo dobbiamo far vedere che valiamo qualcosa, quindi se dobbiamo farlo vedere è meglio farla vedere domenica. Mi conforta il fatto che anche negli anni scorsi, le partite, tra l'altro dal 2009 è la prima partita in cui ho sfavorito in casa, nel 2009 era chiuso contro Dallas, partita che tra l'altro abbiamo vinto, okay? E quindi mi conforta appunto il fatto, a parte questo corso, il fatto che nelle partite, quelle difficili, quelle dove ci siamo sconfitti, abbiamo sempre fatto una bella figura. Magari non l'abbiamo vinte, però neanche siamo stati surclassati. E è stato sulle partite nelle quali McCarthy dà il meglio di sé e anche la squadra dà il meglio di sé. E per tornare al famosissimo Championship del 2014, eravamo in pochissimi che davano i Packers vincenti. Poi abbiamo perso comunque, però insomma 9 su 10 ci danno partiti quella partita. Quindi vedrà, vediamo. Ripeto, come ho detto all'inizio, se Detroit si ricordasse di essere Detroit e cominciasse, non so, a perdere contro Chicago domenica, non sarebbe male. Detroit, per esempio, Chicago. Le prossime quattro partite ha Chicago, New York Giants, Dallas e Green Bay. Allora, Dallas sulla carta sembra una partita difficile, ma sarà la penultima, Dallas sarà già in ferie, o meglio, sarà in attesa dei playoff, quindi probabilmente non sarà così difficile. I Giants venivano da 6 vittorie consecutive, hanno perso l'ultima, si giocano anche loro la wild card perché la division ormai l'hanno persa, quindi non è propriamente, cioè, magari una partita e mezzo complicata prima di giocare contro noi ce l'hanno. E la wild card sì, è complicata, tra l'altro Tampa Bay, che adesso è 7-5 dei pari ad Atlanta nella South, è red hot perché ha vinto 4 partite consecutive, le 4 partite che ha vinto sono state contro Chicago, vabbè, Kansas City, Seattle e San Diego, quindi cioè mica cazzi, quindi se continua così probabilmente ai playoff ci andrà come wild card o addirittura come
vincitrice di division. Quindi sostanzialmente si passa quasi al 95% dalla division per i playoff, altrimenti si sta a casa. Vabbè, pronostici? Dopo devi dare l'annuncio. Pronostici? No, faccio col cuore o con la mente? No, mi aspettavo che dicessi pronostico neve. La neve, ci sarà neve sicuramente. No, perdiamo, domenica perdiamo. Cioè, purtroppo, mi dispiace dirlo, io sono incredibile ottimista, ma domenica la vedo grigia. Perdiamo 24 a 17. Fire rubinato bandwagoner, noi vinciamo domenica 28 a 27. Vai con l'annuncio. Allora, sappiamo intanto che Salvatore sarà con altri compagni di merenda a Natale a Lambo per la partita con i Vikings. L'annuncio che diamo è che stiamo cercando di organizzare per l'anno prossimo, il season 2017, un meeting, diciamo, all over the world, i Packers degli altri paesi, in particolare Irish, Brazil, France, Stati Uniti, perché il gruppo di Los Angeles, Germany, Spagna, e poi vediamo chi se riusciamo a coinvolgere altri. Ok, Argentina, mi pare ci quindi fosse anche. Argentina ci fosse anche, sì, però dopo non so se è entrato o meno. E la cosa è partita un po' per gioco ieri. Io l'ho già accennata al gruppo, quello della UK Nice, che è un gruppo grossissimo, tra l'altro. Ok, loro sono già un paio d'anni che fanno un paio di trasferte all'anno di 30-40 persone, tra l'altro, tutti organizzati dal viaggio all'alloggio, ai biglietti della partita e anche gli incontri con vecchi giocatori di Packers, e non so se anche i giocatori della rosa attuale, magari il giorno prima della partita. Quindi l'obiettivo è quello di creare un gruppo più grosso possibile, ok? E al quale verrà fornito, oltre al biglietto aereo, penso anche il biglietto, beh, sicuramente l'alloggio e il biglietto della partita, ok? Cercare di organizzare con l'aiuto di Packers un incontro magari con vecchie glorie o magari qualche tour VIP dello stadio, ecco. A me come evento piace da morire, sinceramente, la trovo una cosa fantastica, ok? E niente, adesso la cosa è partita ieri. Ovviamente dobbiamo aspettare la schedule del 2017, ok? Sarà, secondo me, verrà scelta una partita magari verso ottobre, siccome verrà scelta un po' perché si vuole evitare i meno 40 gradi, penso io questo, però non è ancora detto. Verrà a breve, penso, ci saranno delle news e speriamo che, intanto io spero di andarci, prima cosa, perché non è mica scontato che ci vado. Seconda cosa, speriamo di essere in tanti. Sì, diciamo che con sta cosa qua ancora devo fare il viaggio di quest'anno e penso già anche a quello dell'anno prossimo, capito? Ma io te l'ho detto, il problema di andare a Lambo, cioè, andare a Lambo è bellissimo. Ti posso garantire che il giorno che arriverai a casa tu penserai a quando ci andrai la prossima volta. Non ti godrai neanche il fatto di essere già andato, sarai già in ansia perché vorrei andarci un'altra volta. È quello il problema. E no, niente, qua, cioè, magari a voi non ne frega niente. A me, come cosa, piace da morire. Tra l'altro è anche per rispondere a quelli tanti che magari ci scrivono, ci chiedono consigli come fare, organizzare, dove prendere i biglietti, cosa fare. Qua non dovete fare niente se non pagare perché viene organizzato tutto dal tour operator. Esatto, Quindi esattamente. E poi il bello di passare, di essere con altra gente di altri paesi è ancora più bello, insomma, di condividere la propria passione con altre cose. Che poi alla fin fine vuol dire, tutti speriamo che i Packers vincano, però vuol dire no, cioè, lo sperano anche le altre squadre, ci sono anche le altre squadre, quindi ah sì? sì, Sembra di no com'è? sentire certa roba. Quindi, insomma, a me come cosa piace tantissimo, quindi spero che almeno qualcuno riesca a liberarsi o avere i soldi per venire. Sì, no, è veramente una bella cosa, tra l'altro Anche perché grande. la possibilità di incontrarsi con giocatori, che a me è capitato di trovarli lo stesso, però è stata più una questione di culo che di altro. Avere la possibilità di magari mangiare o andare a bere qualcosa con loro, su un evento organizzato, penso che sia una cosa che danno tutti i giorni. Sì, quindi tenetevi liberi quando vi diciamo di tenervi liberi, così si va tutti a Lambo. E tra l'altro, visto che sostanzialmente hai fatto partire tutto te, complimenti, grande, e basta, tutto qua. Diamo a Cesare quel che di Cesare, ha rubinato quello che è di rubinato. Addirittura, No, va catapazzo, bene. quello è stato almeno quello. No, in realtà è partita. Allora, visto che siamo così, chiudiamo perché tanto è già 40 minuti che parliamo e va.
partita un po' per caso. La partita l'hanno fatto dall'ultimo viaggio in cui c'erano Nando e l'imperatore a Green Bay, nel quale so che c'era anche gente, c'erano dei brasiliani, e con il quale mi sono io, visto che tanto mi piace mandare dei messaggi in giro così, e mi sono messo in contatto. Loro non sono riusciti a trovarsi, purtroppo, e però con l'occasione, sembra che la NFL in Brasile sia molto più seguita che in Italia, io non lo sapevo, ok, vedo un sacco di gente che la segue, e è stata coinvolta UK Pack, UK e Irish Pack, che erano anche loro lì alla partita, tra l'altro per quando c'erano, però no, e così è rimasta, è buttata l'idea di organizzarlo. Poi da un tweet di CZ Brasil, o Packers Brasil, non mi ricordo chi fosse, è diventato praticamente una serie di messaggi e una figata, insomma. Sì. Va bene, vi aggiorniamo comunque. Allora, noi domenica andiamo. Ah, noi domenica giochiamo alle 22:25 ora italica, quindi 13, anche un 20, po' più tardi per te. Esatto. 13:25 era mia. Io volevo solo chiudere con un go then go. Assolutamente sì. E basta. Ciao. Ciao Sal. Signal in the distance, to whom it may concern. I think I lost my way, getting good at starting over every time.